Buonasera, buon Natale! La stanza dello spirito del tempo, Lim and Friends, Lim e i suoi amici, i cavalieri dello zodiaco, tutti vestiti a festa. Ecco, vediamo, c'è Crystal vestito da Befana, poi chi c'è? C'è Megres vestito da Babbo Natale. Allora, domani è la vigilia di Natale e sentiamo un po' che cosa dice il nostro... Ma dov'è? Eccolo qua, Mandro, come stai? Buonasera a tutti, pace e bene, buon Natale, buon Natale, buon Natale, Lim, buon Natale a tutti, buon Natale. Sei contento, Mandro, che domani è Natale? Sì, dai, sono contento, siccome chissà se Babbo Natale avrà portato qualcosa di buono per me, di bello, avrò fatto il bravo quest'anno. Arriva Babbo No, no, Natale vabbè. che porta i regali, eh? È sempre bello. Poi quando c'hai dei figli, insomma, festeggiare il Natale è sempre bello, sempre bello. Sentiamo che cosa dice il nostro Ben Affleck. Pickens, buonasera. Ah, la campanellina. Bene, bene, bene. Ragazzi, Allora, buonasera, allora, ben intanto trovati. complimenti. Complimenti per la tua felpa, perché la Bella, felpa col bella, veloci raptor è bellissima. bellissima. Io Sì. ho anche Veramente una felpa con i è un dinosauri. bel maglione questo. È un Sì, bel sì, sì. maglione, che bel maglione, che bel maglione, Ebbene sì. eh? Sei contento di questo Ma Natale? Lo passi a Roma? sì, in famiglia, con la famiglia, con il figlio, con le nipotine e con le mogli. È vero, perché tu quanti nipotini hai? Due? Tre. Ammazza! Ma tutti di tua sorella? Sorella di Bianchina! Allora... ammazza, tre ne ha fatti! Oh, ma che è impazzita! L'ultimo di 2 anni. Madonna santa, va bene ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere. The Magazine Spider, non riesco più a parlare. La stanchezza, c'è un traffico bestiale qui a Roma. Io non so chi ci segue, da dove viene, ma qui a Roma c'è una cosa bestiale. Non ci si muove più, ore e ore in fila per questo Natale. Tutto traffico, traffico. Ricorderemo questo, parleremo solo di questo a tavola. Parleremo Sì, no, di quanto traffico abbiamo in fatto. questi giorni è Quando veramente una Covid cosa. abbiamo preso. È una cosa assurda in Esatto. questi giorni, proprio. Sì. The Amazing Spider-Man di Mark Webb del 2014, Il potere di Electro. Allora, questo film che io sono andato a vedere al cinema mi piacque tantissimo. Allora, innanzitutto perché mi riallaccio al fatto che per me il Peter Parker di Garfield è quello che secondo me è più fedele al Peter Parker che io immagino e che io ho letto nei fumetti. Quindi per me specialmente molto simile a quello di Ultimate Spider-Man. Qui finalmente cambia il suo costume che invece deve essere un pigiama con gli occhiali di Neo di Matrix, diventa finalmente il costume proprio esattamente molto simile, quasi al 100%, di quello dei fumetti di Ultimate Spider-Man usciti nel 2001, se non sbaglio. Allora, mi piacque tantissimo, a parte la computer graphic, insomma, la parte tutta digitale, gli effetti speciali, ma specialmente la parte, insomma, degli effetti visivi sono fatti benissimo. La Sony in questo azzecca quasi sempre. La trama si infittisce perché, come avevamo detto nel primo The Amazing Spider-Man, loro qui hanno cercato di concentrarsi molto, molto di più sulle origini dei genitori di Peter Parker. E infatti, il film si apre con una scena anche al cardiopalma, perché ci sono i genitori che prendono questo benedetto aereo, il padre ha una colluttazione perché aveva questi studi sulla genetica, eccetera. E poi, tra l'altro, saranno proprio gli studi che porteranno a far diventare il figlio Spider-Man, perché sono quelli che poi la Oscorp riesce a prendere.
Però c'è questa scena anche molto toccante dove c'è la colluttazione, l'aereo che precipita, la mamma che, a cui pa parte un proiettile, prende un proiettile, quindi muore già prima che l'aereo precipiti. Insomma, tutto abbastanza molto, molto concitato, bello, sentito. Beh, piace tantissimo. Quello che pecca in questo film è il villain, purtroppo. La trama e la sceneggiatura non sono neanche male perché il film scorre bene. Certo, un po' si incastra con questo passato del padre, addirittura questo laboratorio che sta un po' troppo sopra le righe in questa stazione abbandonata della metropolitana. Però quello che pecca in questo film è il villain, che poi sono due. Però si comincia con questo Electro che, ragazzi, purtroppo Jamie Foxx, che fra l'altro lo considero un grande attore, ma qui non lo so, una macchietta di se stesso, un personaggio abbastanza ridicolo, con poteri che vanno oltre quelli che aveva l'Electro dei fumetti. L'Electro dei fumetti era un semplice villain quasi di passaggio, non era il mastermind di una situazione, e neanche qui lo è il mastermind, però è troppo potente, quasi sembra questo colore azzurro per richiamare richiama molto il dottor Manhattan, il Manhattan di Watchmen, Watchmen. fa solo confondere, è troppo, e poi le motivazioni di questo villain per come diventa villain è pari a un villain dei film DC di George Clooney con Batman e Robin, con Arnold Schwarzenegger che fa Mr. Freeze, che sta lì e spara, dice solo parole da cattivo, no? Ah, adesso conquisterò la terra. Lui è proprio basilare con questa motivazione, il fatto che lui comunque era bullizzato, ma cioè, è una caricatura quel personaggio, non è un personaggio veramente bullizzato. Cioè, è bullizzato, sì, ma è una caricatura. Sembra Benny Hills, cioè le scenette con lui che gli dà così le patte sulla testa. Bacchette sulla terra. Cioè, ma porca miseria, non puoi trattare un personaggio che poi fai diventare così potente, poi rinchiuso, ghettizzato all'interno di quel laboratorio dove lo mettono dentro l'acqua, poi lo tirano fuori, poi lo rimettono, poi lo tirano, e lì c'è il Madonna Santa, c'è quel dottore tedesco che ah, nien, ai, vai, tai, c'è un'altra caricatura del dottore tedesco, cioè al massimo delle caricature, lui che viene inquadrato, Electro che viene inquadrato, attenzione, stiamo facendo un primo piano, vai con la battuta, perché questo mondo senza bullismo, questo mondo senza Spider-Man, cioè così lanciato, ma perché? Cioè, nell'arco di un quarto d'ora lui da normale amava Spider-Man e Peter Parker e adesso vuole un mondo senza Spider-Man, sono passati 22 minuti, cioè, e poi questo finale mi è piaciuta invece molto la storyline di Goblin. Di Hobgoblin, perché il goblin vero muore e gli dice che questa cosa è genetica, quindi gliel'ha passata questa trasformazione in goblin, e quindi anche lui comincia a sentirsi poco bene. Harry Osborn comincia a sentirsi sempre poco bene. E mi piace la storyline del fatto che lui abbia capito. A parte che lì sono tutti scienziati, nell'arco di 10 minuti scoprono dei codici segreti Beh, ragazzi, per guarire. lì siamo a New Loro York, quindi studenti c'è. scoprono subito in 10 minuti delle cose della scienza che neanche i dottori che stanno. Vabbè, comunque, lui A New scopre York che scoprono le cose così, si sa, cioè, a un New York attimo. arrivano mostri come codici segreti della scienza, capito? Però vabbè, mi piace invece che scopre che insomma il trucco sta nel sangue di Spider-Man, che cerca di trattare con Spider-Man parlando con Peter, il suo amico. Mi è piaciuto, ovviamente arriva un Hobgoblin sul finale, c'è quella scena
tristissima della morte di Gwen, che fra l'altro secondo me è una delle scene più toccanti. Ogni volta che la vedo è fatta veramente molto bene, con quella Sì. ragnatela, quando lui spara la ragnatela e si vede la ragnatela che si Sembra trasforma una mano. in mano per prenderla, è veramente poetica quella scena. Certo, tutto il resto intorno, c'era pure il fatto che lui decida per amore di seguire Gwen, una Gwen sempre al top, perché secondo me è uno dei personaggi migliori degli Amazing Spider-Man, grazie anche all'attrice. Però è un film mozzo, perché per quanto poi ci sia carne al fuoco, abbiano fatto anche meglio del primo. Il film sul finale dà il via e comunque lascia per inteso che avessero in mente di fare i Sinistri 6 in un terzo film. Infatti si vede l'armatura di Rhino, le ali dell'avvoltoio e i tentacoli di Octopus, cosa che è stata ovviamente cassata dagli incassi, che sono andati male. Credo che lì già stiano, subito dopo abbiano cominciato a prendere accordi con Kevin Feige per il Tom Holland che conosciamo, perché se questo è del 2014, l'MCU è iniziato nel 2008 con Iron Man, già erano passati ben 6 anni, e secondo me Kevin Feige, già dopo la delusione degli incassi con Electro, col potere di Electro, secondo me già ha contattato la Sony, che ha detto che è Già aveva, stata a sì, fa con fatti i sta roba, cavoli. datemi qua Sì. tutto quanto che ci pensiamo noi. E quindi per il resto un film piacevole, perché ogni volta che lo metto a me comunque incuriosisce. Garfield comunque ci sta, anche se è quello Spider-Man col piglio, però diciamo che si sentiva un bisogno di un terzo? No, perché a me poi quando si ingrandiscono così le cose, che tu mi fai vedere con questa carrellata i Sinistri 6 che verranno, io già mi è perso, ma già fatto perdere un po' di pathos la situazione, no? Dico, ok, vabbè, mi hai spiattellato. E infatti così hanno pensato anche loro, cassandolo definitivamente, aspettando di farlo entrare con gli accordi con la Marvel e Kevin Feige. E adesso vi do la parola, eccomi qua, lo so che siete frenete, Mandro, vai tu. Scalpitanti. Sicuramente sì, un film che a me è piaciuto parecchio per tanti versi. Innanzitutto l'interpretazione, vabbè, anche su questo secondo film di Andrew Garfield, ma anche di Emma Stone, devo dire veramente molto molto bella. E quando ho letto la presenza anche di Jimmy Fox, come villain, chiaramente ho esultato, perché a livello di attore, non gli si può dire assolutamente nulla. Ahimè, come hai detto tu, quando poi ho visto il villain che ha interpretato, allora all'inizio l'interpretazione del suo personaggio, molto ridicolo, cioè il classico personaggio veramente preso in giro, che lavora soltanto, che cerca di che lo prendono tutti in giro, con quel riporto, ragazzi, che era veramente orribile. E quindi ho detto, vabbè, ma questa da dove l'hanno pescato? Da Ben Hill o da qualche film comico? E anche come è diventato il villain, cioè lui che cade dentro una vasca con le anguille, che lo cominciano, ecco, si attorcigliano a lui, lo mozzicano, e prende il potere dell'elettricità, effettivamente. È molto molto patetica come idea. Quindi, ecco, da un regista come Mark Webb forse non me l'aspettavo. A livello di scene, assolutamente nulla da dire. Graficamente non ti sento. Scusate, Dici lì. sono lavoretti facili facili quelli, no? Cioè, No, il fatto che infatti. Elettro diventa Elettro perché aggancia un filo che trova staccato, cioè,
di La rende una. facile, sì, cioè Ma quello cerca lo facciamo pure io e te in un quarto d'ora, seduti sul capito, tavolo. cioè cerca di essere un po' più realistico nella cosa, così la rendi, come dici tu, molto facile. E a livello di sceneggiatura assolutamente non gli si può dire nulla, perché graficamente è un film che, se ti capita di passarlo in televisione, lo vedi e lo rivedi molto molto volentieri, quindi assolutamente nulla. La scena, come detto, della morte, purtroppo, di Gwen è stata bruttissima, e vedere proprio lei, il momento che cade giù da quella, in quel momento è Ah, ma il fatto veramente quando gli cola il sangue dal naso è sì. terribile, perché tu capisci che si è spezzata praticamente la spina dorsale, cioè non c'è più niente da fare. Guarda, non ti nascondo che nel momento in cui lei atterra, cioè che comunque la prende la ragnatela, ma lei atterra e si sente proprio che sbatte la testa, mi ricordo ancora che in sala tutti hanno fatto così. Cioè, Sì. è stato Sì. veramente un botto Ce lo che... siamo rivisti e io e le mie figlie abbiamo pianto Sì, perché cioè è proprio toccante. ti rimane Ce la proprio metti, Evandro? e... Ce la metti quella scena? Ah, Sì, giusto. volentieri, volentieri, se la trovo, sì. E per il resto, ecco, io avrei dato sicuramente più spazio al villain del Goblin, perché a me questo Goblin, a livello di interpretazione, mi è piaciuto di più rispetto al Goblin del primo Spider-Man. Cioè, l'ho visto molto, cioè, a livello anche... Di trucco, invece della classica maschera verde, mi è piaciuto molto di più. Gli avrei dato più spazio a livello anche di combatti, perché alla fine, ecco, c'è il combattimento alla fine, però vabbè, la Sony ha deciso di sperimentare di più con Electro, e è andata come è andata. Ecco, cioè, già questa scena, vederla con questi capelli impomatati così, con questi occhiali, cioè veramente a me mi sono messo a Sembra un po' ridere. quello, come si chiama quel gruppo? Un cantante di un gruppo afro che sembra proprio, ci assomiglia proprio con questi denti, con lo spazio. A me lo sai chi mi ricorda? Mi ricorda Steve Barker, quello lì di 8 sotto antenna. Ehi, No? Laura! Pure, No, sì. forse Biggs, quello che dici te, del film Il principe cerca moglie, che fanno. Anche quello, forse è un po' uno stereotipo, cioè. Comunque. C'è qualcosa del genere. Ecco, mi è piaciuta molto l'attrice che ha C'era una canzone, interpretato. Eia, come si chiamano? Ah, sì, ho capito che cosa intendi te. Sì, A un sì, sì. certo punto appare un personaggio Che gli su assomiglia, è questo. vero, è vero. Sì. Ecco, l'interpretazione di Zia May di questa attrice mi è piaciuta Tra l'altro, tantissimo. l'attrice che faceva la mamma di Forrest Gump, no? Sì. E non Sì, è solo, va vero. bene, lei ha lavorato, No, eh? Ha lei è fatto bravissima, lei è bravissima. molto, molto, ha fatto sì, diversi film, anche se non ricordo male, anche un altro. Ah, Mrs. Doubtfire ha fatto anche. Sì, bravo, bravo. Sì, che l'ho rivista e Esatto. rivisto tantissime volte. No, no, è un'attrice veramente molto, molto brava. E niente, quindi ecco, conclusione, il film, sì, comunque una sufficienza, anche una sufficienza, un 6 più gli darei, perché comunque Subito il sia... voto, Mandro, eh? Sì, Subito sono il voluto voto, andare ragazzi. subito col voto, subito col voto. Cioè, che gli ha dato? Un 6 più, un 6 più. Ah, va bene, allora glielo do pure io, guarda, gli do... Dove sei qui? Mandro, ecco. Io lo sai che gli do un bel 7, perché... Vi dico il perché. Perché, secondo me, è vero che il film cade un po' su alcune cose a livello di sceneggiatura...
anche un po' troppo particolari, specialmente la storia del padre, la rotaia abbandonata che si alza come manco Star Wars, insomma, però ci sono delle scene che a me mi sono rimaste proprio impresso, cioè nel senso anche un'altra scena d'azione mi è rimasta molto impresso è quando lui Electro diventa Electro, manda dei fulmini, stanno lì a Times Square, manda Sì. dell'elettricità sulle grate e lui in mezzo secondo deve salvare tutte le persone dalla scalinata che ha dietro, e allora salta, Bella quella. gli si rompe, Madonna, gli si rompe il coso, allora ne usa solo uno e come fai tu quando innaffi, no? Che fai così e allarghi il getto, lui schiaccia e allarga il getto. E quindi blocca la macchina della polizia. Nel frattempo toglie la mano da Sì. una, toglie è bellissima quella scena Sì, rallentatore. è vero, è vero, è Ma poi vero. c'è la scena di Gwen, insomma. Ecco, che se volete, ecco, l'ho trovata. Questo è il momento proprio che cerca di salvarla. Ecco, il Lui col costume del piede, sì. Goblin. Il costume del Goblin non è male, questa è una scena molto A toccante. me è piaciuto l'interpretazione del Goblin, cioè così con questa faccia cattiva, a me è piaciuta, Anche l'attore è molto bravo. perché effettivamente rispecchia molto di più quel poco che ho letto comunque a livello fumettistico. Sì, anche se non mi Usano sono mai piaciuti. molto il rallentatore, Sì. quindi la slow Rallenti, sì, motion, vabbè. Ecco, questa è l'immagine della ragnatela che forma, che Tipo è molto di una mano che filosofico, si no? apre. Sì. Sì, per andarla a prendere, come se la ragnatela fosse anche un po' l'allungamento del suo sentimento, no? Cioè, non sono soltanto un mezzo, ma sono qualcosa che la vuole acchiappare perché ne è innamorata. Insomma, vabbè, a me piace. Poi, vabbè, c'è Sì. questa. Ma questa scena un po' toccante. Vikings, dai, passiamo a te. Avete detto tutto, ragazzi, cioè nel senso che Allora, salutiamo comunque Vikings. Ciao. no, nel senso che comunque è un film, vi do anche un 6,5 in finale, però perde su tante cose, ovviamente, senza che, cioè, lo ripeto giusto per marcare un po' la situazione, qual è il personaggio di Electro quando non veste i panni di quando ancora non è diventato Electro. È veramente un personaggio, una macchietta. Da quando lo salva nella prima scena, lo salva che lo stava investendo, se non mi sbaglio, il camion Sì. e già da lì comincia a essere. Poi si trasforma in Electro ed ha dei superpoteri, veramente. Però ecco, è proprio secondo me è come fare un compitino sui personaggi. Poi ci sono certe scene come questa qua che vediamo, come la Qui scena è in Times molto Square, bravo che Garfield, eh? sono Sì. sì, qua Molto, sì. molto. Qui è vero, è credibile, è quasi credibile. E ovviamente sembra proprio sul personaggio di Electro come se avessero fatto proprio il compitino, è come se ci. Non so, è molto bello per gli effetti speciali, però qualche personaggio non è sviluppato bene. Sì, sembra mozzo in qualche maniera. Tra l'altro, proprio questa cosa del botteghino che non è andata bene, avevano dei progetti, addirittura dovevano fare lo spin-off, gli spin-off dovevano fare i Sinistri 6, poi l'hanno. In 2013 mi pare che era stato annunciato lo spin-off dei Sinistri 6 doveva essere prodotto nel 2020, doveva uscire nelle sale nel 2020 e poi non l'hanno più fatto. Insomma, è stata una bella Sì, ci sono batosta che hanno stati preso. Sì. tanti, Che tanti cambiamenti che poi non so il effettivamente. botteghino, tra l'altro, come è andato, e devo essere sincero. Non so se magari riusciamo a trovarlo, ma non ha fatto un granché, però è un film sempre
sempre interessante anche per gli effetti speciali, per. Allora, il film ha incassato 202,6 milioni di dollari. Praticamente, ma poco, davvero? Ah no, aspetta, di dollari nel Nord America e Ah, ok. 506 nel resto del mondo, per un totale di 708, Però 708 quanti ne sono stati spesi? Il in tutto il mondo. film quanto è costato? Che poi Aspetta, no, te lo dico. tra l'altro non volevano, sicuramente puntavano a molto di più, perché mi pare che anche gli altri. Se non sbaglio, anche il primo non ha fatto un grandissimo incasso. Allora, Questo a qui, fronte Incassit. di 700 milioni in tutto il mondo, a fronte di, è quello importante perché se Poco. hanno speso 100. No, non l'hanno spesi 100, secondo me. Ha speso qualcosa di Esatto. più. Ne hanno spesi 255. Ecco, allora 255, tu calcola 255 per 3. 700, sono andati pari pari perché ragazzi c'è una regola abbastanza basilare sugli incassi e le spese nel cinema che è quella che devono riprendere almeno il triplo o comunque il doppio di quanto hanno speso. Quindi loro ci Sì. sono andati un po' pari e patta e quindi non conviene più seguire per seguire la strada, c'è poco da fare. Invece. Infatti, dicono che si tratta della seconda pellicola più costosa mai realizzata. Infatti, nella classifica Spider-Man 3 del 2007 è costato 258 milioni di dollari, però ne ha incassati quasi 900 milioni. Poi segue, è stata sì, la seconda, sì, comunque come dici tu è stata pari e patta quasi. Che poi ovviamente non sarà così, cioè, nel senso che non è che sono andati a casa con 50 euro per uno, cioè, No, no, quello no. però hanno Secondo, coperto tutto cioè sì. io per esempio se andiamo a vedere il curriculum di Fox, comunque vince un Oscar nel 2004 e non Sì, è, cioè ma tu infatti hai buttato, hai per questo che ho detto interpretato quando ho letto Jimmy Fox, cioè tanti hanno esultato perché è un signor attore, insomma, che gli vuoi dire? sì, però gli fa fare questo personaggio stupido. Boh, secondo me lì è stata la grossa toppa. Poi non so perché abbiano deciso, diciamo, di. Ovviamente è andato male, quindi sono fermati, ma per quale motivo non è piaciuto? Ma Boh, non lo secondo so. me, sai qual è il fatto? Secondo me, quando entri nel mondo della Marvel, così che comunque sia, non è che cioè, ti fanno dei contratti per diversi film, allora magari è più appetibile sicuramente rispetto a un film, una botta unica. Sì. Ho pensato questo, eh. Ma ragazzi, fondamentalmente loro con il Marvel Cinematic Universe hanno creato, sono riusciti a percepire che cioè, creando un'attesa, facendo vedere con le scene dei post titoli di coda, hanno scoperto che anche facendo dei film abbastanza semplici poi, perché non è che siano dei film. I film di Kubrick, cioè sono film semplici di un genere particolare, genere divertente, però se tu crei un'attesa per questi film divertenti, il pubblico ti ripaga. Se tu non la crei questa attesa, i film floppano. E allora Sì. noi accorriamo a vedere Black Panther o accorriamo a vedere Ant-Man o i Guardiani della Galassia perché sappiamo che c'è un collegamento fra tutti questi personaggi, perché probabilmente se no l'MCU sarebbe finito al terzo film, come son precipitati anche gli altri tentativi, no? Vero, vero. Vero, vero, sì. Allora, però io, allora, prima di passare, visto che più o meno abbiamo detto tutto, prima di passare
alla puntata numero 5 di Occhio di Falco, volevo fare un attimo un cambio di programma e adesso Mandro bestemmierà, però il caro Sopra Natale, tra Mandro l'altro. la scorsa a Natale, lo scorsa settimana è andato in missione lavorativa per noi e si è andato a vedere Spider-Man No Way Home. E adesso, visto che poi quando metterò questa live sul canale di YouTube, Già si trova su Twitch, quindi esatto, potremmo mettere una bella didascalia con anche una bella recensione no spoiler da parte del nostro Mandro. Allora, lo so che è complicato, però se ci dai un'infarinata, a noi ci piace. allora, è molto complicato perché, allora, parto dal presupposto che i trailer che abbiamo visto, praticamente, sono tutt'altra cosa nel film reale. Perché la cosa bella veramente della Marvel che sta facendo in questi ultimi film è che ti spara questi trailer con delle scene che tu pensi. Allora, vediamo, sì, c'è sicuramente, vedi, c'è un pezzetto, ci sarà questo personaggio perché c'è. E in realtà non è così, quindi partiamo subito da questo presupposto. Ma mi stai Seconda spoilerando, cosa, però. ragazzi, un film che a me mi ha tenuto seduto veramente dall'inizio alla fine, senza momenti morti, senza. Cioè, a me. Mi è piaciuto. Ah, eccolo! Eccolo! Ciao a tutti! Ciao, Vedo che qui ci Enrico. siamo agghindati, ognuno a suo modo, eh? Eh sì. Allora, in GL c'era Mandro Buonasera. che stava facendo una recensione no spoiler di Spider-Man No Way Home. Ah, no, Stava non posso perdermela. Sì, stava stavo. Non così ce in la farà mai. difficoltà che stava chiedendo aiuto da Guarda, casa. c'ho già la gocciolina qua che vicino, che io non sono capace di fare recensioni no spoiler. Però ecco, dicevo, allora, ritornando al discorso di prima, Rischiando è tutto. Allora, quello che avete visto nei trailer non è così, tantissimo. Ma è quindi già va uno bene. spoiler questo, No, maledetto! no, no, vabbè, non è così, nel senso, non è quello che avete pensato, ma c'è anche dell'altro. E un film che a me. Quasi 3 ore, cioè, sono passate veramente senza accorgermene, così come mi è capitato con Gli Eterni. Scenografia, sceneggiatura, momenti emozionanti all'infinito, ma proprio, cioè, da pelle d'oca, nel vero senso della parola. Ci sono stati dei momenti, più di un momento, per adesso ne posso dire tranquillamente tre, forse anche quattro, di applausi, applausi veri e propri in sala. E non vi Senti, ma nascondo che. Non vi nascondo ti che. aiuto io, nel senso, ma è un film che ti lascia a bocca asciutta o è un film che quando finisce fai... No, 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 no. Allora, è un film che comunque sia anche con le due scene post-credit che ci sono, lascia aperto a molto, quello sì, non ti lascia a bocca asciutta, assolutamente no. Perché comunque le domande alla fine sono tante che poi qualcuno avrà risposta in una delle scene post-credit. E per il resto, ragazzi, cioè, sbrigatevi ad andarlo a vedere perché, cioè, io sinceramente lo andrei a rivedere volentieri con voi. Bene. Ma Ma scusa, veramente. portaci Biggins che non sa con chi andare, no? Andremo insieme. Ma io, guarda, Biggins, se vuoi, se ci organizziamo volentieri, io non c'ho assolutamente nessun problema. Mi devo organizzare con il padrone di casa, quindi. Ecco, però ecco, se tu mi dici, guarda, Alessio, io penso di andarci questo giorno.
molto molto ti farò sapere. Molto va bene, sono contento, grazie Mandro che l'abbiamo mandato al lavoro. Stiamo spendendo tanti soldi per mandarlo in giro a vedere i film, la nostra produzione. E non vi sovvenziona nessuno, pensa tutto. Ma come no? L'abbiamo pagato noi il biglietto. Ti ho fatto arrivare sotto casa un taxi, ti abbiamo portato all'Adriano da solo col tappeto rosso a vedere Spider No Way Home, solo perché i Lim Friends hanno bisogno di questa recensione, sì. No spoiler. Va bene, allora ci accingiamo al finale di questa ennesima serie Disney Plus, targata Disney Plus, Occhio di Falco, Okai e le sue avventure, ecco, l'ho rinominato praticamente. Allora, siamo arrivati alla quinta puntata e incredibilmente virate di trama, suspense, colpi di share, no, niente di tutto questo. Una puntata che ovviamente ci ribadisce il concetto che Occhio di Falco e Kate Bishop si vogliono tanto, tanto, tanto bene, ok? E questo sembra che, mi sembrava l'avessimo capito in 5 puntate, e vabbè, ce lo risottolineano a questo punto. Spero veramente nell'ultima puntata ci siano delle sorpresone o che ci dicano aspettate la seconda serie, perché a questo punto mi sembra abbastanza palese, anzi mi sorprenderei se non mi annunciano una seconda stagione. Va bene, comunque la puntata si apre con una scena bellissima, memorabile, a me è piaciuta tantissimo, perché la Disney sta mettendo dentro ai propri prodotti sempre il concetto di quello che... Chi è che sta giocherellando col biliardo? Ok. E, c'è il concetto basilare di riprendere la cosa importantissima successa con Thanos e i suoi amici. Mi piace tantissimo, cioè il fatto del blip, le conseguenze, quello che ha creato a livello psicologico, il post, il pre, quella cosa lì mi piace, perché ti dà sempre ti riporta sempre a un punto precedente che tu pensi di aver passato, ma in realtà non è passato per un cazzo, nel senso che quella è stata una cosa veramente una cosa veramente importante, e te la sottolineano, e questo mi piace tantissimo. Quindi si vede, riprendiamo da dopo il film di Black Widow, dove Yelena insieme a una vedova stanno andando in giro per il territorio a salvare le altre vedove, a liberarle con l'antidoto, quello rosso. Entrano dentro questa casa della vedova, la liberano, ma in realtà scopriamo che questa vedova è già libera. È già libera, e quindi sta a casa sua, diceva che siete venuti a fare, ma avete pure rotto la finestra, maledetti, e adesso me la ripagate. Yelena dice, vabbè, senti, adesso però ne parliamo dopo, fammi andare un attimo al bagno. È veramente andata così? Sì. E lì c'è una scena bellissima, perché lei si smolecola e rimolecola immediatamente per farti capire che per lei il punto di vista di un blippato è stato di un millesimo di secondo. Quindi ritorna dentro casa, dice, ma che è successo qui? E quella sta coi figli, ma gli racconta tutto, è una scena toccante, mi è piaciuto molto. Poi ragazzi, a me Yelena piace tantissimo, piace l'attrice, piace un po' meno la doppiatrice, perché questo senso di russo marcato un po' mi disturba. Per carità, non è che se lei c'ha l'accento marcato russo in lingua originale, esatto, non penso debbano farlo sentire, però così è. Tante volte mi risulta troppo marcato, sembra proprio Ivan Drago, perché tante volte Jezepia, ti spiezzo in due, cioè anche meno, no? Anche perché sì. Natasha non aveva questa cosa. Primo, e secondo, essendo agenti infiltrati, effettivamente dovrebbero avere
Scherzo, sono proprio credibile col cappello, vabbè, ho capito. Non è che poi siete tanto meglio. Io non so se si vede, ma ho messo un cappello di Babbo Natale a tutti i Cavalieri dello Zodiaco. Serio? Dei mini, no, dei mini cappelli di Babbo Natale l'ho fatti con le mie mani a tutti e beh, 65 sì. Cavalieri. Giusto. No, dico, essendo anche agenti infiltrati, insomma, dovrebbero essere privi d'accento, no? Proprio per camuffare le proprie origini, in effetti è poco credibile. Tant'è che Natasha, appunto, non lo aveva l'accento, però, vabbè, a suo modo fa folklore, dai. Allora, che cosa avviene poi? Durante la puntata succede che, insomma, Yelena va a parlare con Kate e qui c'è una scena che, per carità... A me piace quando si mettono a chiacchierare, a parlare, però a un certo punto dicevo, ok, sì, ma vabbè, quando... Scusa, non erano interessanti anche per te le indicazioni su cosa visitare a Manhattan, a New York? Insomma, sì, su cosa mettere dentro la pasta. Proprio quello è meglio che non ce lo facciamo dire da loro. Un po' troppo, sì, esatto, un po' troppo, specialmente da Yelena. Specialmente da Yelena, però un po' troppo poco, cioè non è che si sono detti cose incredibili, cioè diciamo che in cinque minuti di colloquio è stato forse un minuto sì. È importante, cioè va bene, comunque si chiacchierano, si parlano, si va avanti, lei dice a Kate che vuole uccidere. Interrompetemi tranquillamente, tanto facciamo un po'. Io ti interrompo solo per dire sciolti. Che non so se si è notato, ma si percepisce proprio che si vogliono bene. Non lo so, secondo me servirebbe un'altra puntata, Ma anche per me. No, allora sicuramente questa quinta puntata. Come dici tu, vabbè, la scena iniziale molto, molto bella dello sgretolamento di Yelena Belova e poi si smolecola e si rimolecola. E si nota ancora di più la bella, intesa tra i due arcieri, chiamiamoli, ok, tra Clint Barton e Kate Legolas. E Legolas, sì, e come io vi avevo preannunciato forse anche nella precedente live, che vi avevo detto che la madre di Kate Bishop mi puzzava. Attento agli spoiler perché no, in questa puntata alla fine si vede quell'immagine sul cellulare. Che tanto si era capito. Mandro, ti fermo subito perché poi parleremo nello specifico del finale. Sì. Secondo me, allora, per quanto in generale la puntata è sempre molto piacevole, è carina, sì. E passano questi 50 minuti in simpatia, cioè, in maniera molto gradevole, senza infamia, sì. Senza lode, insomma, vedi le peripezie, carinissima. Ma a un certo punto Yelena dice che vuole uccidere, lei è venuta, sta seguendo Occhio di Falco, o comunque Clint per ucciderlo, sì. Però c'è qualcosa che non va, perché lei è stata assoldata da Valentine nel finale di Black Widow. Sì, sì. Perché gli fa vedere che Clint, gli dice che Clint ha ucciso la sorella. Sì. Ma poi il finale della puntata... Lei dice, io adesso mi sono messo sulle tracce di chi mi ha pagato per uccidere Clint, cioè la madre di Kate. Sì. C'è qualcosa che non va qua, o so io che c'ho le trabecole? No, cioè... o manca qualche elemento, oppure nell'ambito della serie si capisce questo sviluppo. Tant'è che alla fine a Kate arriva il messaggio... E lei appunto capisce che la mamma è coinvolta, cioè che è lei che l'ha ingaggiata. Sì. Effettivamente c'è questa, non lo so, aspetterei i lumi nell'ultimo episodio. Però ok, pure io aspetto. Tu l'hai visto l'ultimo episodio, Angie? No, perché guarda, avrei fatto di tutto per vederlo oggi, ma poi insomma ho saputo che non facevamo in tempo a presentarlo e quindi ho lasciato perdere. Hai fatto bene così.
Così ne possiamo parlare proprio a livello di... Esatto, no, anche per evitare, esatto, perché sennò è difficile parlare già sapendo. Però ecco, c'è un'incongruenza. Sì, cioè, o quantomeno c'è qualcosa che mi deve essere spiegato. Spiegato, sto va aspettando bene. Di vederlo. Sì, sì, anche io ho avuto lo stesso dubbio che hai avuto tu, insomma. Allora, col beneficio del dubbio aspettiamo questa risoluzione nell'ultima puntata. Poi, sì. Ragazzi, un'altra cosa. Allora, Clint fa una scena toccantissima, a me è piaciuta molto, quando va davanti alla targa lì a New York e c'è la targa che hanno messo per il primo scontro degli Avengers contro i Chitauri di Loki, no? Sì. Lui dice, ciao, ricordo anche per Natasha, ci sono tutti i nomi, e poi dice, mi dispiace però adesso devo fare quello che devo fare, e se ne va. La cosa che deve fare, io ho detto, Dio, che fa? Vuole uccidere Maya? Vuole fare, cioè, deve fare qualcosa di pazzesco. Forse andrà dallo zio di Maya e lo prende per il co. No, lui si maschera da Ronin e non ci ho creduto finché non si è smascherato. Perché mentre combattevano, dicevano: no, mi sa che non è lui. Qualcuno ha preso il costume e adesso ci svelano un altro personaggio. Cioè lui prende il costume, fa una scena tipo alla Batman che li fa scomparire tutti, a gente sì. Che gira e spara a caso, pom pom! Sì, tra l'altro su quella scena vorrei chiedervi secondo voi come ha fatto, perché sinceramente sta gente che sparisce tirata da qualcosa, in una direzione e un istante dopo in un'altra direzione. Dopo, no? Cioè, guarda, se Francesco mi mette il bollino rosso. Vai, comincia. Questa scena è stata copiata da Scary Movie, uno dei film di Scary Movie, quando gli sta quello e si sta facendo la canna e il cattivo se lo tira sotto il letto con un arnese piuttosto, ve lo ricordate qual è la scena? Sì, è vero, è vero. Sì, ragazzi, vedi la gente dai. Che scompare così all'improvviso. Come scompare? No, ma poi soprattutto prima da una parte e poi da un'altra, quindi cioè, sì, come ha fatto lui a tirare? Vabbè, comunque, questo volevo capire se voi avevate una spiegazione, magari. Ma allora, lui sicuramente gioca molto sul fatto che lei non sente, non l'udio, quindi a un certo punto lei si trova senza gli uomini intorno, sì, perché sì. Non li vede più. E lì chiaramente dice oddio che sta sì, succedendo però, ragazzi, no ma la scena da quel punto di vista è anche, cioè, funziona anche abbastanza bene, però appunto era un po' peculiare il modo in cui spariscono questi da una parte all'altra, no. Poi c'è, cioè, il fatto che lui arrivi da lei e lei se ne rende conto di meno perché non sente, no. Ci sta, però scusate ragazzi, certo. Però io non è che voglio faccio sempre la figura di quello, poi specialmente sotto Natale, di quello il body shaming, eccetera. Però io, allora, questi sono dei criminali che fanno parte di una banda, in tuta, fanno parte di una banda, ok? Il loro capo, o pseudo tale, Maya e quell'altro Skaznixnix, sono questi due pseudo capi, sono, cioè, fanno un piano, no? Sono lì e a un certo punto Ronin arriva, scompaiono tutti, ma ci deve essere una tattica ben affinata, visto che tu hai un capo che ha questo problema, e cioè non leggero di essere sordo o muto, cioè ci deve essere un gioco di luci che se qualcuno è in difficoltà spara un razzetto, perché hai un capo sordo muto, cioè io non voglio fare il cattivo della situazione, sempre il bastardone, però cioè, mi sembra strano che questa ogni volta che succede qualcosa e lei rimane da sola perché poverina non sente, ma come possibile che questi siano una banda di criminali? Ma questa è un po' una cosa Disney. È un po' una cosa Disney. Che comunque il cattivo c'era sempre qualcosa di buono dietro. Sempre un po'. No, si era capito che Maya, insomma, anche vabbè. Perché l'apertura di quella puntata su di lei è carina. Sì. Ma hai fatto caso chi sono praticamente i componenti di questa banda? Tutti praticamente, tra virgolette, extra deficienti. Sì, no. Adesso tutta gente non americana, cioè nel senso tutti polacchi, russi,
Mi ha fatto ridere anche Ragazzi, ma è nella prima o nella spaventoso. seconda puntata che uno di questi chiede consiglio a Kate Bishop di come riconquistare la ragazza Bravissimo, bravissimo. portandola a vedere, Ma stai facendogli spoilerando, come regalo Mandro. i biglietti dei Maroon 5, portarla Mandro, stai al spoilerando. concerto. Cioè. Mandro, stai spoilerando, te lo dico, eh. No, no, quella è una scena che si è vista nelle prime due Sì, puntate. nelle prime due. Che No, ma più che passavi. altro, loro sono carini, eh. Cioè, il fatto che facciano ridere a me non dà fastidio, perché sennò mi dovrei lamentare del 95% dei prodotti Marvel. Cioè, ci sta la battuta e ci sta che L'elemento, loro sì. sono. Sì, Sì. è carino quello, è quello che poi Sì. vince, no? Sì. Però poi nei momenti seri vorrei. Vabbè, comunque, alla fine, ecco, arriviamo al finale. Il finale, praticamente, Yelena segue la persona che lei dice mi ha ingaggiato per uccidere Clint. A questo punto sarà una cazzata, perché. E manda una foto a Kate mentre stanno pranzando. In È questa un foto ci video. sta. Sì, è la stampa di cioè un fermo immagine di un Ma non video ha della proprio un madre. video. Beh, però non vediamo il video noi, vediamo Un fermo l'immagine immagine. fermo. Un'immagine Però ferma, se. sì. Sì. C'è il play. Sì, Sì, c'è un play, ok. sì. Però Però, l'immagine è esatto. ferma. Però l'immagine ferma. E in questa immagine vediamo ovviamente la sagoma di Kingpin e Occhio di Falco che dice. Ecco, è proprio lui, è Kingpin. Io sinceramente, ragazzi, vabbè, non si vede bene se è Vincent D'Onofrio, però speravo che l'introduzione di Kingpin, ma Fosse di un altro livello. cazzarola, cioè, Vabbè, come ha però fatto? diciamo ci sta, no? Nel senso che se la puntata finisce così, poi se la prossima inizia appunto con un'introduzione degna Magari. del personaggio, ci sta, perché così comunque te l'hanno fatto vedere, hanno creato hype per l'ultimo episodio. Fatto sta Sì. che qua, come abbiamo detto più volte, cioè, diciamo ce n'è poca di carne al fuoco, insomma, no? Nel senso che comunque poi di fatto sono successe quattro cose in croce in tutti i cinque episodi. Mi aspetto fuoco e fiamme nel sesto, mi aspetto nel senso sarebbe auspicabile che succeda molto nel sesto, però Ah, io ecco. mi aspetto che valorizzino un po' più il rapporto tra Kate e Clint. Quello sì, perché non si è capito bene. Sì, Lo voglio andare a non, parare, sì. si vede che non c'è molta intesa tra di loro. Infatti, spero che nell'ultima puntata riescano a trovare un loro equilibrio, insomma, loro. Assolutamente. No, Io però si vogliono bene. io penso che effettivamente, più che Tanti pensare a quello cuoricini che per diceva loro. prima Lim, che ovvero sì, magari una seconda stagione, magari la faranno, tutto quanto, ma io ho come l'impressione in realtà che intanto che questa prima stagione sia stata da pilota per introdurre tutta una serie di personaggi che poi si rigiocano. In altre serie o film, non lo so, però poi boh, invece poi vedremo che strada segue. Sai, oggi come oggi ormai puoi anche immaginarti che più che magari una seconda stagione di Hawkeye, magari questo filone narrativo, magari quello che introduce Kingpin o Echo, magari poi va a finire in qualche altra serie. Che magari c'è un altro titolo in cui magari come personaggio complementare subentra anche Hawkeye, che comunque ha incrociato queste vicende. Non lo so, mi sono fatto questa idea molto più, come posso dire, ampia, perché appunto ormai col mondo Marvel stiamo, diciamo così, andiamo avanti così, nel senso andiamo avanti su una mole di prodotti notevole, che ben venga assolutamente perché ci tiene impegnati. Poi voglio dire, questa serie comunque per me alla fine cioè, l'ho vista piacevolmente, come avete detto anche voi, per tutto questo tempo. Cioè, voglio dire, col fatto che è anche breve, cioè, non è che mi abbia mai annoiato. Certo, in certi momenti ho No, pensato, davvero. No, vabbè, no, no. spero No, che accada guarda, qualcosa di significativo. personalmente devo dire che insieme a quella di Loki, anzi, forse Loki ci ha avuto qualche puntata dei momenti un pochino più morti. Questa fino adesso invece, comunque sia, la complicità tra i due e anche dei momenti divertenti, perché comunque, me che Bishop Ah, ma piace quindi dici che molto. c'è complicità tra i due?
Ma oddio, probabilmente un pochino sì, no, poi no, vedremo. Magari al sesto episodio esce fuori. Sesto episodio, magari vediamo un po'. E poi, come dici tu, Angel, cioè, stanno secondo me lavorando sul fatto di... Cioè, si parla già da tempo di fare una serie su i Young Avengers, che... di cui Kate Bishop ne dovrebbe far parte. Sì, che ancora non è ufficializzato. Non però, è ufficializzato, però cioè, piano piano, come avete detto però, voi, queste serie... Potenzialmente anche Echo. Esatto, anche, purtroppo cioè... quella, ecco, questa adesso ritorniamo alla bastardaggine. Ritorniamo alla bastardaggine, però ragazzi, cioè, la serie ufficializzata di Echo, ma che personaggio c'è? Cioè... Finora, come abbiamo detto anche negli episodi scorsi, non è emersa molto, però vabbè, nel quinto zero. Episodio, finora l'abbiamo detto poco, ma nel quinto episodio lei comincia a insospettirsi, no? Per via di quello che gli dice... A percepire, sì, perché... Quindi bisognerà vedere, io dico sempre, però sono quattro episodi che lo dico, bisogna vedere che piega prende, però insomma, se perché non la prende, Clint... piega... Clint gli mette ovviamente la pulce nell'orecchio, gli dice che qualcuno aveva mandato lui a uccidere il padre, quindi lei sospetta subito del compagno lì, Kanzi, che sicuramente sa qualcosa in più. E che quel ovviamente... giorno fatalmente non c'era, no? Lei gli chiede... Esatto, perché fatalmente non c'era. Non solo, ma poi ovviamente nei fumetti succede che è Kingpin che manda che uccide il padre di Maya. E qui è probabilmente lui il mandante. Strano, una Io persona spero... così serena ed equilibrata. Io spero... che la serie su Echo sia soltanto uno specchietto per le allodole per poi valorizzare Kingpin e chi che sia attorno a lui, perché se quel infatti. Kingpin è il Kingpin di Vincent D'Onofrio e l'ufficialità del fatto del ritorno di Daredevil con Charlie Cox, io spero che la serie su Echo sia solamente lo specchietto per poi riprendere quei due personaggi. Esatto. Certo. Adesso levate. Tanto non, vabbè, no, se no poi dopo il passo, vabbè. Anche perché non si sa comunque la serie di Echo, non si sa la serie di Echo quando uscirà, cioè l'hanno detto che uscirà, ma non si sa quando, no. Può darsi che, oddio, non penso che faranno nel frattempo una seconda serie di Hawkeye, non credo, però come dici tu, intorno a Echo ci sono tanti personaggi importanti, insomma. Allora, vi dico al volo per completare le mie aspettative, poi mi dite le vostre. Secondo me finisce con il colpo di scena del Kingpin di Vincent D'Onofrio, perché se è confermato Charlie Cox, spero avranno riconfermato anche Vincent D'Onofrio, attorone fra l'altro. La madre di Kate è sicuramente una gran bastardona, anzi ormai è quasi certo, a meno che non sia stato tutto pilotato, quindi dobbiamo dare sempre il beneficio del dubbio, che lo spadaccino Jack non è cattivo, ma anzi, forse era uno che avrebbe fatto del bene, anche se l'hanno sempre additato come cattivone, e poi spero che annuncino una seconda stagione. E la cosa che spero ancora è che Clint arrivi per il cenone di Natale a casa, e la cosa che non spero è che Clint vada in pensione. Ecco. Lo spero sempre che questi personaggi che hanno iniziato nel 2008 tornino magari anche solo per un cameo, una parolina di conforto per questi giovani Avengers. Voi che vi dite? Ma io la testa. Ah, l'hai vista? Ma quando l'hai vista? Non spoilerare! Non spoilerare quando l'hai vista! L'ho vista. Va bene, allora e non... Vi dico una cosa, alla fine lui è Occhio di Falco. E si vuole bene con il bicio. No! Allora, visto che l'ha vista anche Mandro, aspettiamo Angel che ci dice qualcosa. Me lo dovevo dire. Perché io non l'ho visto. No, io mi immagino, a parte il fatto che nel sesto episodio venga approfondito il rapporto tra i due personaggi,
Ma, no, allora, sicuramente deve entrare in grande stile Kingpin, ma aspetterei sinceramente che il finale, diciamo, delle vicende più o meno si chiuda intorno a lui, no? In qualche modo. E per il resto nessuno mi toglie dagli occhi l'ultima scena, diciamo, a tavola a cena per Natale, insomma, ecco, quella me la sono figurata sin dal primo episodio, perché poi è il taglio un pochino che ha, secondo me, anche un po' la serie. Per il resto, sinceramente, allora sì, hai detto bene, i dubbi rimangono non tanto sulla madre di Kate, quanto sul ruolo dello spadaccino, perché sinceramente nella scena in cui viene arrestato, non so che impressione avete avuto voi, ma io ho avuto l'impressione che fosse tutto acchittato, cioè che lui Lo stesse in sapesse. combutta con la madre, sì, cioè, e quindi me l'ero immaginato come complice della madre. E quindi magari adesso ce lo ritroviamo come cattivo Sì. in realtà a fianco agli altri. Però ecco, tu mi hai messo questa pulce adesso dicendo sta cosa, che magari non è vero niente, perché sennò era troppo banale. Non lo so, perché quello è un personaggio che finora ho inquadrato poco, perché non lo so, l'hanno caratterizzato un po' così, Fatto ecco. qualche comparsa qua e là, diciamo, in qualche Sì, non è senza mai stato. essere particolarmente incisivo, nel senso che si era capito da subito che fosse qualcuno, ecco, che Certo. avesse qualcosa in mente, che si stesse muovendo per raggiungere dei risultati, però boh, cioè, alla fine non è chiaro. E vabbè, almeno voglio dire, quei pochissimi elementi che ci sono anche a livello un po' di trama, quantomeno li hanno portati al sesto episodio, lasciando un po' di suspense, però come dicevamo, come abbiamo sempre ripetuto, ecco, cioè, la trama sostanzialmente, se facevano una puntata lunga e raddrizzavano tutto, più o meno se la Sì. cavavano con neanche un paio d'ore. Ecco, questo sicuramente. Cioè, non succede niente. L'altra volta stavamo dicendo che sono molto più efficienti ed operativi l'Harper, no? La poliziotta che recupera le frecce, rispetto a loro che Infatti. sono degli eroi. Ecco, questo È è. vero. E rimarrete piacevolmente sorpresi Vedi, Ah, vedi, non va bene, spoilerare. va bene. No, Non nulla. spoilerarci quando l'hai visto. Oh. Non mi Ragazzi, dai, ci siamo, anzi, accorriamo subito a vederci questo finale. Io andrò subito a vedermelo, metto play fra 5 secondi. Ragazzi, allora, buon Natale a tutti, buone feste, anche alle vostre famiglie. Ci vediamo sicuramente e molto probabilmente faremo una live il 30. Cercheremo di organizzarla, adesso ci organizziamo bene, anche perché io e NGL vedremo Spider-Man No Way Home il 29, abbiamo già il biglietto in mano e quindi subito dopo potremo fare una bella live per toglierci un po' di sassolini. Quindi ragazzi, tanti auguri a tutti, se volete fare gli auguri anche voi, vi lascio lo spazio. Sì, Vai raga, parto ragazzi, io allora auguri allora. a tutti quanti, sì, auguri anche dalla mia amica Renna qua. Prestato gentilmente da mia figlia questo cappello. Ci vado a tua figlia. Facci fare gli Passate auguri delle. dal Velociraptor, Biggins. Sì, guardate, ecco qua. Che È sia un fantastico. Natale Santa giurassico Claus. per Santa tutti. Claus. E Che sia un allora, Natale dai. giurassico, ragazzi, con Ci questi vediamo. virus nell'aria, state attenti, indossate la mascherina sempre. E fate come vi FFP2 pare e divertitevi. NGL, vuoi fare un Magnate. augurio? Sì, mangiate bene, mangiate tanto, perché questo, insomma, è anche l'essenza del Natale, mi raccomando. E niente, diciamo, ci siamo fatti questo regalo del biglietto per No Way Home. Non vedo l'ora di commentarlo con voi, perché, insomma, ha Ragazzi, io creato molta. vi voglio dire una Sì. cosa, io per il cenone di Capodanno ho ribaltato completamente il menù e faccio esattamente la pasta come la descrive Madonna, no, ti prego. nella puntata, Elena, ottima. come la descrive Elena, tra l'altro una ricetta scimmiottata agli italiani, spiegata da una russa Sì, a Anna newyorkese, sì. mamma mia. Fantastico. Ragazzi, buon Natale a Ciao ragazzi. tutti, buona vigilia, Auguri. ci Buon Natale. vediamo dopo il 29, così dopo Spider-Man No Way Home.
Tanti auguri a tutti. Auguri.